Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata faremo un riepilogo su tutte le coppe europee, a cominciare dalla Champions League. Champions League che vedeva nelle semifinali un derby tutto italiano, in realtà un derby tutto milanese, tra il Milan e l'Inter, una semifinale in realtà praticamente a senso unico che ha visto i nerazzurri vincere la gara di andata giocata tra virgolette in trasferta, visto che le due squadre, Milan e Inter, condividono lo stesso stadio, e l'Inter, dicevamo, ha vinto la semifinale di andata con i gol di Dzeko e di Mkhitaryan nei primi minuti di gioco, non concedendo praticamente nulla ai rossoneri, e anche nella partita di ritorno l'Inter, giocando tra virgolette sempre in casa, si è di nuovo imposta per 1-0 con il gol di Lautaro Martinez. Quindi Inter che si qualifica per la finale vendicando quella che fu la semifinale del 2003, che invece vede vincere i rossoneri, che poi si aggiudicarono anche la coppa. Nell'altra semifinale erano di fronte le due grandi favorite alla vittoria finale, il Real Madrid, campione uscente, e il Manchester City. Nella gara di andata giocata al Bernabeu le due squadre hanno pareggiato, i merengues si sono portati in vantaggio con il gol di Vinicius, poi pareggiato dal Manchester City con il belga De Bruyne. La partita di ritorno giocata all'Etihad Stadium invece si è risolta con un perentorio 4-0 in favore dei Citizens, le reti di Bernardo Silva, autore di una doppietta, Akanji e Julian Alvarez, per il 4-0 finale che ha premiato il Manchester City, che quindi si è ritrovato in finale dopo appena 2 anni dall'ultima precedente persa contro il Chelsea. La finale, giocata allo stadio Atatürk di Istanbul, ha visto di fronte quindi Manchester City e Inter. La vittoria è andata agli inglesi, che hanno risolto il match con un gol nella parte finale della partita dello spagnolo Rodri. Quindi Manchester City per la prima volta campione d'Europa, per l'Inter una magra consolazione di essere arrivato almeno in finale dopo un percorso tutt'altro che facile. Passiamo all'Europa League, Europa League che vedeva protagoniste due squadre italiane in semifinale, la Juventus e la Roma. Cominciamo con i bianconeri, che erano di fronte al Siviglia. La gara di andata giocata a Torino ha visto gli uomini di Allegri in difficoltà per gran parte della partita, infatti il Siviglia è andato in vantaggio con En-Nesyri, poi Gatti nei minuti finali aveva trovato il pareggio per i bianconeri. Nella partita di ritorno di nuovo 1-1, il vantaggio questa volta la Juventus con Vlahovic, il pareggio di un ex conoscenza del calcio italiano, cioè Suso, aveva portato la sfida ai supplementari, dove un altro ex italiano, tra virgolette, cioè Eric Lamela, ha premiato con il suo gol il Siviglia, che quindi è arrivato in finale. Finale che ha giocato contro la Roma, Roma che aveva vinto la gara di andata giocata all'Olimpico contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il gol è stato del giovanissimo Bove, 1-0 quindi per i giallorossi di Mourinho, che al ritorno hanno saputo reggere il confronto con lo 0-0 ottenuto in Germania. Quindi Roma in finale dopo un'altra finale, quella dello scorso anno in Conference League. La finale che si è giocata alla Puskás Arena di Budapest in Ungheria ha visto quindi di fronte Siviglia e Roma. La partita è finita 1-1, il vantaggio degli uomini di Mourinho con Paolo Dybala, poi pareggiato con una sfortunatissima autorete del difensore Mancini. La sfida si è poi protratta fino ai calci di rigore, dove gli errori dello stesso Mancini e di Bagnez hanno purtroppo dato la vittoria agli spagnoli del Siviglia, che quindi si aggiudicano per la 7ª volta, pensate, il trofeo dell'Europa League. Quindi Siviglia che poi ha ottenuto anche così la qualificazione alla prossima Champions League. Andiamo a parlare della Conference League, dove era di scena la Fiorentina di Italiano, Fiorentina che doveva affrontare in semifinale gli svizzeri del Basilea, ostacolo tutt'altro che semplice, visto che gli svizzeri hanno saputo imporsi nella gara di andata giocata al Franchi di Firenze per 2-1, il vantaggio viola di Cabral, poi ribaltato dagli uomini della compagine elvetica con Diouf e Amdouni. La partita di ritorno poi giocata proprio in Svizzera ha visto l'esatto contrario, cioè la Fiorentina imporsi per 2-1, la doppietta di Nico Gonzalez per il viola e il gol del nuovo di Amdouni per il Basilea nei supplementari tra l'altro infiniti per via di alcuni episodi spiacevoli accaduti sulle tribune, ha visto la Fiorentina vincere l'incontro con il gol proprio all'ultimo secondo del Dzeko Barak, che quindi ha portato la Fiorentina
in finale. L'altra semifinalista è uscita dalla sfida tra il West Ham e la Zed Alkmaar. La gara di andata giocata in Inghilterra ha visto la vittoria degli inglesi appunto per 2-1, il vantaggio della Zed con Reinders, poi ribaltato dai due gol degli inglesi con Benrahma e Antonio. La sfida di ritorno giocata in Olanda ha visto di nuovo il successo degli Hammers con la rete di Fornals nei minuti finali. Quindi la finale è stata tra Fiorentina e West Ham. La Fiorentina purtroppo è uscita anch'essa sconfitta dalla sfida finale contro il West Ham. Il vantaggio di Benrahma su calcio di rigore poi pareggiato dalla Fiorentina con Bonaventura. Nei minuti finali è arrivato invece il gol di Bowen, che ha regalato la prima Conference League al West Ham, che quindi torna a vincere una competizione europea dopo oltre 40 anni da quando vinse la Coppa delle Coppe, e così ottiene l'accesso alla prossima Europa League. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il resoconto delle finali delle coppe europee. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!